siete preoccupati? Insomma, poi io che abito sola, ci si pensa, questo è normale. Poi penso non qui a Castiglione basta, da tutte le parti. Non sembra arrestarsi la scia di furti che ha colpito il territorio provinciale aretino, l'ultimo assalto nella notte tra sabato e domenica a Castiglione Fibocchi. I ladri hanno prima mandato in frantumi il vetro di un finestrone, poi si sono introdotti all'interno dell'appartamento mettendolo completamente sottosopra. Alla ricerca di denaro e preziosi malviventi hanno infatti rovistato dappertutto cassetti, armadi e scaffali mettendo a soqquadro l'intera abitazione. A fare l'amara scoperta domenica mattina un vicino di casa, i banditi si sarebbero dati alla fuga con un magro bottino. Non si tratterebbe comunque di un furto isolato, altri colpi tra tentati e consumati si sarebbero verificati nelle scorse settimane. Sono entrati in un appartamento qui vicino nel centro storico. E hanno portato via? Quello che sappia io non lo so di preciso, perché praticamente dice che sono rientrati nel momento che ancora erano dentro e sono scappati alla vista, insomma, dei padroni. Ieri sera sono rientrato a casa e abito in un condominio e proprio quello che sta di fronte a casa mia ha avuto, dice, un furto. Gli sono entrati in casa dalle 5 alle 5 e mezzo. Non hanno avuto paura, niente, dice che hanno fatto un foro nel vetro, nell'avvolgibile, e sono entrati. Però, insomma, i furti in questa zona ce ne sono stati ultimamente? Fino ad ora non c'erano, che hanno messo le telecamere ci sono i furti. Forse vogliono provare le telecamere, non lo so.